invito. Diciamo che mi auguro che questa serata possa servire finalmente a chiarire una volta per tutte quella che è la questione ospedale Mottola. Questione che negli ultimi, se vuoi dire, 20 anni è stata quasi la colonna sonora suonata di tutte le campagne elettorali. Credo che in questi anni si sia fatto della questione ospedale un uso vergognosamente politico e credo che insomma sia arrivato il momento di mettere fine a questa questione. E quindi proprio per questo che noi del Partito Democratico abbiamo ritenuto indispensabile organizzare questa serata invitando appunto l'assessore Tedesco e il direttore generale della Santo. Scusate, volevo tornare indietro ringraziando il sindaco per essere venuto alla serata. Dicevo che noi del Partito Democratico abbiamo ritenuto indispensabile invitare qui l'assessore Tedesco e il direttore generale della Santo in una, diciamo, a pochi mesi dall'approvazione del piano della salute e in un periodo post-elettorale in modo che non si facessero per niente speculazioni elettorali. Questo per, ci auguriamo, per chiarire quali sono le prospettive del nostro ospedale. Ma un altro motivo per cui abbiamo voluto organizzare questa serata è innanzitutto, diciamo, evitare inutili preoccupazioni che stanno oscillando i nostri concittadini. Preoccupazioni che sono venute durante il periodo elettorale con la questione della chiusura di due ambulatori, nonché la soppressione dell'anestesia, e questo ha generato preoccupazioni generali. E purtroppo però in questo periodo nessuno si è preoccupato di dire che in realtà il piano fitto non prevedeva assolutamente né questi ambulatori e neanche l'anestesia. Oltretutto negli ultimi giorni il nostro paese è stato tempestato di manifesti in cui si dice a chiare lettere che l'ospedale chiude. Io mi chiedo a questo punto come mai continuiamo a speculare politicamente su questa questione, anche perché credo che in quel manifesto ci siano sicuramente non delle verità, almeno al momento, perché al momento noi conosciamo, almeno a detta del direttore Colasanto, con cui abbiamo avuto un incontro il 24 giugno, sappiamo che le sue linee guida, quindi quelle che lui ha consegnato alla Regione, sono esattamente diverse da quello che è previsto in questo manifesto. Oltretutto sappiamo per certo che addirittura Colasanto ha consegnato alla conferenza dei sindaci le sue linee guida. Quindi ci chiediamo come mai continuiamo, non è consegnato, ma ci ha detto che il piano è già stato, le sue linee guida sono già state. Comunque sappiamo benissimo che sappiamo che credo che tutti quanti sappiamo benissimo quali sono le questioni, cioè che secondo le linee guida del direttore Colasanto quel manifesto non corrisponde alla realtà. Comunque stasera, come dicevo all'inizio, non stiamo qui per fare discussione sterile politica, ma più che altro per chiarire una volta per tutti ai cittadini mottolesi che fine farà il nostro ospedale. Noi del Partito Democratico, come si è già avuto modo di leggere in alcuni comunicati stampa, siamo sulla linea del dialogo con appunto chi si occupa della scrittura del piano, nonché di conoscenza e di informazione. Vogliamo che i cittadini siano informati e stiamo cercando di svolgere questo ruolo effettuando vari incontri del gruppo di lavoro sanità che si è costituito all'interno del Partito Democratico, gruppo di lavoro che ha steso una sorta di dossier che noi dopo ci occuperemo di consegnare all'assessore Tedesco e anche al direttore generale Colasanto, in cui partiamo da un'analisi di quello che di cui la nostra comunità ha bisogno per arrivare poi alle nostre proposte. Facendo un'analisi, il gruppo di lavoro sanità è arrivato alla conclusione che in Puglia sono presenti solo alcuni centri di abitazione e sono privati. La gravità è
da poliambulatori che ad oggi non consentono la popolazione una reale offerta polispecialistica, essendo ridotti a 3-4 specialità, con poche ore di apertura e lunghissime liste di attesa. Detto questo, cosa chiediamo al nuovo piano? Chiediamo la conferma di 80 posti letto di riabilitazione intensiva, che siano suddivisi in 20 per la riabilitazione cardiologica, 20 per quella ortopedica, 20 per quella neurologica e 20 per quella respiratoria, nonché 30 posti letto di convalescenza postacuti. Chiediamo il potenziamento e il completamento della specialità poliambulatoriale. In riferimento a questo, alla luce della nuova programmazione ospedaliera, è necessario completare il polaboratorio con un potenziamento delle ore di oculistica, ortopedia, urologia, diabetologia, pneumologia e odontoiatria. Proponiamo inoltre la istituzione della Casa della Salute e un centro di turno per anziani e malati di Alzheimer, che oggi è inesistente sul territorio. Questa, diciamo, è in linea di massima quella che è la nostra richiesta. Chiaramente per esteso qui la consegneremo all'assessore del territorio generale. Noi crediamo che tutte queste proposte possano essere alla portata della programmazione regionale che riconosca quelle che sono le grandi carenze della sanità ionica e che voglia finalmente porvi rimedio con serietà e determinazione. In conclusione, prima di passare la parola, voglio aggiungere che forse mai come in questo momento crediamo che ci sia bisogno di una politica vera, non fatta di contrapposizione continua, ma neanche, come è successo in passato, col piano fitto, di aderenza passiva a chi spesso, mascherandosi dietro burocratici conti e operazioni di riordino, ha solo determinato vantaggi per alcuni e sciagure per altri. Quindi chiediamo finalmente chiarezza per Mottola, chiarezza per la comunità mottolese. Noi vogliamo far sì che quello che infine è più nobile della politica, cioè l'interesse della comunità, venga finalmente messo al primo posto.